siete tutti ragazzi della Vallotti? Insomma, la nostra scuola Vallotti vi ha preparato molto bene, la vostra insegnante, la professoressa Zambruno, è stata molto brava, quindi bravi. Ma questa è la seconda loro presenza, perché con loro avevamo già inaugurato l'albero in piazza Cavour. Oggi siamo qui ad inaugurare un'altra bella presenza per il nostro Natale. Quindi l'illuminazione anche stasera darà alla nostra città un dono per tutti noi, in particolare per i bambini, ma come mi dicevano in tanti, non solo i bambini sono contenti. Questa iniziativa, che nasce da una collaborazione prevalentemente privato e un po' di pubblico, il privato nella presenza qui del Bislacco, nella presenza di Gruppo Nuovo Saccar, qui c'è Angelo Santarella, nella presenza di Punto Service di Massimo Secondo, tutte persone che credono nella nostra città e che si spendono affinché la nostra città possa crescere. Bislacco di Saggia qui presente, non ti avevo citato, però tu avevi già fatto l'intervento, però siete persone veramente che credono nel bene comune, perché ne parlavamo prima, tutto questo va a favore della città. Abbiamo allestito l'albero in piazza Cavour, allestiamo qui, creiamo un percorso per grandi e piccoli, proprio d'invito per i vercellesi, ma come abbiamo detto mille volte, d'invito anche per chi arriva da fuori e possa trovare nella nostra città un luogo proprio per fare spesa, per andare a fare i regali, acquistare i regali, e trovi anche la possibilità di fare due passi con tutta tranquillità. E quindi è un evento importante, l'accensione di questa stupenda realizzazione che a breve la vedremo illuminata. Ai bambini sicuramente piace. Vi piace? Ecco, sicuramente a voi piace, ma guardate che piacerà anche ai vostri genitori, perché sono iniziative di grande profilo e di grande ricaduta poi sulla nostra città. Questa testimonianza che se si collabora, se si lavora insieme, si trovano sempre le soluzioni che ci portano alla valorizzazione della nostra città e alla valorizzazione di tutti gli eventi che stiamo mettendo in cantiere in collaborazione con ASCOM, che è qui presente nella figura del presidente Tony Bisceglia. Quindi le tante iniziative che stiamo mettendo in cantiere proprio per creare una rete e creare un percorso nella nostra città che sia natalizio il più possibile, perché il clima, questo clima natalizio è un clima d'accoglienza, è un clima proprio di spensieratezza che è legata al Natale. Ma prima di concludere volevo proprio ringraziare e soffermarmi su questa collaborazione. La collaborazione che ci permette proprio di andare avanti e di realizzare tante iniziative, di realizzare man mano delle azioni che possano valorizzare, di poter creare degli spazi molto piacevoli, di poter essere una città come noi la riteniamo, una città bella, una città accogliente, una città come tutti diciamo da valorizzare. Questo è una grande valorizzazione, è un'azione molto bella, molto importante. E per tutti i bambini che vedo qua, che sono in attesa di vedere questa renna illuminata, e per tutti voi io comincio già ad augurare un buon Natale, anche se le occasioni saranno tante, ma fin da adesso un grande augurio di buon Natale.